Amici di Vai Elettrico, benvenuti. Oggi parliamo di decarbonizzazione, energie rinnovabili e cattura della CO2. In altre parole, cercheremo di rispondere a questa domanda. Le energie rinnovabili, cioè l'eolico, il fotovoltaico, l'idroelettrico, geotermico e quant'altro, sono in grado di garantirci energia pulita, abbondante e a lungo termine? Rimpiazzando così quello che per 100 anni ha dato energia all'economia del mondo, cioè il carburante fossile. Questo confronto nasce, per chi l'ha seguito sul nostro sito, da una polemica a distanza fra i protagonisti di oggi, che sono il dottor Enrico Mariutti, che è il presidente dell'Istituto Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliari. È laureato in storia, si è specializzato in geopolitica, sicurezza globale e sui temi ambientali. È autore, tra l'altro, del saggio La decarbonizzazione felice. Su Econopoli del Sole 24 Ore ha più volte sostenuto che le rinnovabili non sono sostenibili per l'ambiente, quindi sono falsamente verdi. E quindi il riequilibrio climatico del pianeta può avvenire soltanto attraverso la cattura del principale dei gas serra, cioè l'anidride carbonica o CO2. Il professor Nicola Armaroli respinge in toto queste tesi. Nicola Armaroli è direttore di ricerca del CNR e membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Da 20 anni studia la conversione dell'energia solare, è autore del bestseller Energia per l'astronave Terra e ha appena pubblicato Emergenza Energia, non abbiamo più tempo. Come avete letto, i nostri due ospiti si sono scambiati parole dure al limite della querela, sulle pagine del nostro sito. Oggi però hanno accettato di confrontarsi in diretta. Lo faranno con un dibattito all'americana, ognuno di loro avrà 10 minuti per illustrare le proprie posizioni e successivamente due repliche ciascuna di 5 minuti. Io e Mauro Tedeschini saremo i moderatori e faremo rispettare i tempi. Chi ha domande da fare può postarle sulla finestra di dialogo. I nostri ospiti risponderanno nei minuti finali di questo confronto, ovviamente se rimarrà tempo. Inizierà Enrico Mariutti. Prego, dottore. Buonasera a tutti. Allora, come in realtà concordato in precedenza con il dottor degli esposti, mi prendo 2 minuti per chiarire la questione del curriculum, dato che è la contestazione che ricevo più di frequente. Allora, io sono laureato in storia contemporanea. Se il sistema universitario italiano funzionasse come quelli anglosassoni, potrei dire di essere specializzato in storia della scienza. E già qui la questione si potrebbe chiudere, dato che alcuni dei climatologi più autorevoli del mondo, penso per esempio a Noemi Oreskes, che il professor Armaroli conoscerà sicuramente, sono laureati in storia della scienza ed è chiara qual è la prospettiva e l'interesse di uno storico della scienza rispetto a questa transizione. Però mi preme anche sottolineare che nel corso degli anni io ho accumulato decine di corsi di livello universitario tramite le piattaforme di e-learning messe a disposizione dalle principali università mondiali, quindi parlo di Harvard X, MIT X, in temi afferenti a questo macro tema che è la transizione energetica globale, e quindi di certo non mi arrogo il diritto di essere definito uno specialista, ma comunque mi districo Mi agevolmente sento, all'interno della dimensione tecnica. Detto questo, trovo anche fuori luogo questo continuo rimando al curriculum. Per quale motivo? Per un motivo molto semplice e lo introduco prendendo a prestito le parole del professor Rovelli, quello che oggi penso si possa dire essere uno degli scienziati italiani più autorevoli e visibili a livello globale.
In un recente incontro organizzato dal Guardian, professor Rovelli ci ha tenuto a sottolineare che qualsiasi decisione è politica e non è scientifica. In questo frangente storico, noi stiamo decidendo con quali strumenti contrastare la crisi climatica. E questa nostra decisione non solo dovrà essere finanziata con i soldi dei contribuenti, ma creerà dei vincitori e dei vinti. Per esempio, negli interventi precedenti voi parlavate dei milioni di disoccupati nell'industria dell'auto tradizionale. Questo genere di decisioni non possono essere prese sulla base del parere di 1.000, 2.000, 5.000 o 10.000 scienziati. Possono essere prese solo sulla base di un consenso politico, perché altrimenti sono una grave distorsione della dialettica democratica, che ha un nome ben preciso e si chiama scientismo, ed è stata analizzata a partire dal capo stipite Platone fino a Popper. Quindi è una deformazione classica del pensiero occidentale che andrebbe a tutti i costi evitata. Detto questo, fatta questa premessa doverosa, entrerei nella dimensione tecnica e cercherò di rispondere a tutti gli appunti che mi ha fatto il professor Armaroli. Allora, partiamo da quello che può sembrare la cosa più incredibile, il rendimento energetico di un pannello fotovoltaico. Io sostengo che il rendimento energetico di un pannello fotovoltaico in area di media insolazione, come può essere la Germania o la Svizzera, ma anche il nord Italia, per essere chiari, è negativo. Che cosa vuol dire? Che serve più energia a fabbricare il pannello che di quanta poi il pannello ne restituisce nei successivi 25-30 anni di attività. Il professore invece dice che il ritorno energetico di un pannello solare, a seconda delle aree, oscilla tra 1 e 2 anni. Com'è possibile una discrepanza così ampia all'interno dei dati? È possibile perché il dato che cito io contabilizza tutti gli input energetici che contribuiscono alla costruzione di un pannello, quindi l'energia necessaria a produrre i materiali, ad assemblarli, l'energia necessaria all'installazione dell'impianto, al decommissioning quando arriva a fine vita, eccetera, eccetera. Il dato che cita il professore, invece, contabilizza esclusivamente il fabbisogno energetico necessario a produrre le celle di silicio. Quindi stiamo parlando dell'1% della massa che compone un impianto fotovoltaico. Voglio specificare inoltre che la fonte che cito io è scientifica, cioè è una ricerca pubblicata su una rivista scientifica prestigiosa, Energy Strategy Reviews. Mentre il dato che cita il professor Armaroli proviene da quella che possiamo definire una brochure pubblicitaria dell'energia fotovoltaica, cioè non ha nessuna fonte acclusa, specifichiamo, ed è pubblicata da un istituto che viene finanziato per oltre il 90% dall'industria fotovoltaica, da progetti fotovoltaici e da brevetti legati all'energia fotovoltaica. Quindi questo, diciamo, che dovrebbe mettere in chiaro che i dati scientifici sono quelli che ricevono una revisione scientifica, non quelli che vengono definiti tali dagli scienziati. Perché noi in questi mesi abbiamo assistito, per esempio, a un premio Nobel per la medicina, Montagnier, che ha diffuso credenze sul coronavirus senza alcuna base scientifica. Perché non è tutto quello che dicono gli scienziati è scientifico. Quello che riceve una revisione scientifica è scientifico. Passiamo al secondo argomento controverso, la cattura diretta della CO2. Poi, se ci sarà tempo, vorrei dire che la definizione che mi avete dato mi sta un po' stretta. Io contesto che ci possa essere una ricetta semplice per un problema complesso e quindi a mia volta non metto al centro del dibattito un'altra ricetta semplice, in questo caso la cattura diretta della CO2. Però intanto andiamo alla questione tecnica.
professore sostiene che questa tecnologia non esiste al momento, se non all'interno di laboratori sotto forma di pratiche sperimentali, prototipi. Io potrei limitarmi a citare semplicemente le fonti che ho incluso e che sono quelle che motivano le affermazioni che faccio nelle mie analisi, e cioè l'Accademia delle Scienze Americana, l'Accademia delle Scienze Europea e l'Accademia delle Scienze Inglese sostengono che la CO2, la cattura diretta della CO2, esiste, è una tecnologia scalabile a livello industriale ora e già oggi ha un costo compreso tra 50 e 100 dollari la tonnellata. Io ho adottato la stima cautelativa di 100, che è dell'Accademia delle Scienze Americana, ma l'Accademia delle Scienze Inglese, la Royal Society, già oggi attribuisce un valore di riferimento di 50 dollari la tonnellata. Molto bene, ma lasciando perdere le fonti, guardiamo alla pratica. Oggi, in questo momento, negli Stati Uniti, precisamente in Texas, stanno già costruendo il primo impianto su scala industriale per la cattura diretta della CO2. Sarà pronto nel 2023 e catturerà 1 milione di tonnellate di CO2 l'anno. Perché questo dato mi mette in imbarazzo e in difficoltà? Per un motivo molto semplice. Teniamolo a mente, 2023 sarà completo. Perché nel 2023 succederà anche un'altra cosa, e qui passiamo a al terzo argomento problematico. Sì. Nel 2023, sempre negli Stati Uniti, partirà la costruzione del primo impianto mondiale destinato al riciclo delle batterie al litio. Una tecnologia che, secondo il professore, esiste già oggi e che in realtà non esiste. Il professore cita il caso di Umicore, la compagnia europea più grande nel settore del riciclo delle batterie. Praticamente Umicore ricicla 7.000 tonnellate di batterie l'anno, pochine, 30.000 auto stiamo parlando, però se voi andate sul sito di Umicore e vi andate a vedere con quale procedimento Umicore ricicla le batterie, scoprite che in realtà le termovalorizza, cioè le prende, le butta in una fornace a 1500 gradi, da cui poi recupera nickel, rame e cobalto che fondono, ma distrugge tutto il resto. Tra l'altro, un recentissimo paper uscito su Nature ha sottolineato che questi processi hanno un impatto ambientale devastante, perché emettono quantità di sostanze tossiche nell'aria incredibili e soprattutto hanno un rendimento in termini di anidride carbonica negativo. Ci converrebbe andare in Bolivia a prendere litio vergine piuttosto che riciclarlo in questa maniera qui. Anche qui dovremmo cercare di capire che tutto il dibattito sulla decarbonizzazione... Ancora un minuto, Sì, ancora un minuto. Sto arrivando a chiudere. Ho finito gli argomenti tecnici, ho toccato i tre argomenti principali delle contestazioni del professore. Volevo semplicemente tirare le fila e dire quello che manca in questa discussione sulla decarbonizzazione è la complessità. Le cose non sono semplici. Questa rivoluzione è qualcosa di mai successo all'interno della storia, un fenomeno di una complessità con cui non ci eravamo mai confrontati prima di un livello simile. Quindi dobbiamo sgombrare il campo dalle ricette semplicistiche, perché non funziona. Perfetto, rispettati i tempi perfettamente. Cediamo la parola al professor Armaroli. No, non possiamo. Bene, buon pomeriggio a tutti, ringrazio Vai Elettrico per questo invito. E il mio intervento volevo focalizzarmi su alcuni dati, appunto, visto che parliamo di questioni tecniche. Cominciamo. Mauro, però bisognerebbe che tu abbassassi il microfono perché si sente sotto. Combustibili fossili, partiamo da quello. Ecco, noi ogni anno estraiamo, bruciamo 15 miliardi di tonnellate di combustibili fossili, che comportano la produzione di 34 miliardi di tonnellate di CO2, che sono i principali responsabili del riscaldamento globale. E su questo siamo tutti quanti d'accordo.
Qual è il grande problema di tutto questo sistema che il dottor Mariutti sembra preferire rispetto ad esempio alla mobilità elettrica? È questo. Questo è il diagramma energetico di flusso del sistema energetico americano degli Stati Uniti, quello europeo non è diverso. Qui avete le fonti e qui alla vostra destra avete gli utilizzi finali. Vedete, il problema è questo, che il 68% dell'input primario viene perso essenzialmente per motivi di inefficienza dei motori termici, il 32% solo va all'utilizzatore finale. Focalizziamoci sul petrolio, vedete, la maggior parte del petrolio, questo rigone verde, va al trasporto, ma guardate un po', guardate che disastro, l'80% viene completamente perso nell'inefficienza del motore termico. Quindi qual è il problema? Abbiamo a che fare con una tecnologia insostenibile, questo diagramma parla da solo ed è questo il motivo per cui noi dobbiamo abbandonare il motore a combustione interna. Il dottor Mariutti dice nel suo articolo che io commentavo che le rinnovabili vengono generosamente sussidiate. Benissimo, andiamo a vedere cosa dice il Fondo Monetario Internazionale, questo è un report del 2018. I sussidi diretti e indiretti al fossile ammontano a circa 5 trilioni di dollari, 5 mila miliardi di dollari, che sono circa il 6% del PIL globale. Questo è un report più recente del 2020 e i sussidi che vanno ai combustibili fossili superano di 19 volte i sussidi per le rinnovabili. Questi sono i numeri e i dati tecnici dei report internazionali. Quindi sostenere sempre in maniera anche un po' ironica che le rinnovabili prendono i sussidi come se i combustibili fossili non li prendessero è assolutamente una cosa che bisogna respingere con forza. Questi sono i numeri. E del resto basta il buon senso. Se pensate che senza particolare acume tecnico-scientifico, la benzina costa 1,03 euro al litro. L'acqua minerale al ristorante costa 2 euro al litro e il petrolio addirittura costa 20 centesimi al litro. Ora voi capite che anche un bambino di 3 anni capisce che questo non sarebbe possibile se tutto il sistema dei fossili non avesse dietro di sé un enorme carico di sussidi diretti e indiretti che tutti paghiamo attraverso la fiscalità generale e non solo, anche attraverso la salute. Per quanto riguarda la transizione energetica, io ho scritto libri interi, quindi non è necessario che qualcuno mi convinca che è un problema complesso e non esistono soluzioni facili a problemi complessi. Questi libri che io ho scritto sono molto complessi e molto problematici. E per quanto riguarda la disponibilità di elementi, pure sono abbastanza consapevole del problema, visto che ho promosso presso la Società Chimica Europea, faccio parte del board di questa società, questa tavola periodica degli elementi che dovrebbe essere distribuita il più possibile nelle scuole europee, lo stiamo facendo. Qui ogni elemento è rappresentato tanto grande quanto è la sua disponibilità sulla crosta terrestre, ci sono anche dei colori dove il rosso indica gli elementi che sono più a rischio di disponibilità in relazione all'uso che noi facciamo intensivo. Vedete, gli elementi rossi cominciano a crescere. Quindi quello che ha sollevato Mariutti è certamente un problema serio ed è certamente un problema che io ho cominciato ad affrontare già da parecchi anni. Mariutti ha scritto che noi estraiamo circa 50 miliardi di tonnellate di materiale da costruzione. In realtà questo numero è abbastanza conservativo perché i dati dell'OCSE dicono che già nel 2011, considerando anche i combustibili fossili, eravamo a circa 80 miliardi di tonnellate per arrivare a raddoppiare dopo la metà del secolo. Quindi sono enormi quantità, ma è bene notare che la metà di queste quantità sono materiali inorganici, in particolare ghiaia, sabbia e elementi di questo tipo non metallici, mentre gli elementi metallici che sono i più importanti per quanto riguarda la transizione energetica attualmente sono il 10%, mentre i combustibili fossili il 17%. Chi vuole approfondire la questione dei materiali critici, ad esempio c'è un video su YouTube che è un video di una lezione che ho fatto per gli insegnanti delle scuole medie e è accessibile a tutti, la potete vedere. Per quanto riguarda la sostenibilità dell'auto elettrica, esiste una pubblicazione scientifica scritta dal sottoscritto e dai suoi collaboratori che potete trovare in rete, tra l'altro open access, e discutiamo appunto il problema dei materiali critici. Rimando a questa pubblicazione scientifica, che è stata peer review naturalmente, e fa parte di un numero speciale sulla transizione energetica. E quindi lì potete trovare tutte le argomentazioni possibili. Ma vorrei essere pratico oggi pomeriggio e vorrei fare un caso pratico. La mia auto. La mia auto consta di un motore elettrico, di una batteria. La batteria pesa circa 208 kg ed ha 24 moduli con 296 celle. Queste sono le celle. Sono andato ad analizzare quello che c'è dentro queste celle, i materiali preziosi, che sono quelli appunto oggetto della discussione, e grosso modo dai 10 kg di litio ai 48 di grafite abbiamo circa 100 kg tra catodo, anodo, elettrolita di questa batteria. Poi c'è tutto il resto, c'è il case, tutto il resto, ma i materiali critici sono dentro le celle, sono questi. Allora uno dice 100 kg, accidenti, tanta roba. Sì, è tanta roba, considerato che abbiamo milioni di macchine, ma c'è un punto.
L'automobile elettrica è un sistema chiuso alimentato a energie rinnovabili. Una macchina elettrica non scambia mai materie. Io questa batteria, questi 100 kg, li porto sempre con me, li porterò con me per anni. E di conseguenza questa macchina ha solo bisogno di elettricità e questa elettricità può essere 100% rinnovabile. Quindi io mi svincolo completamente da quello che è tutta la catena di conflitti anche e di tensioni, nonché di anche commerciali, non solo sanguinosi, legati al petrolio che conosciamo tutti negli ultimi 70 anni. La differenza cruciale di quest'auto è che tu puoi scegliere il fornitore, cioè tu puoi essere innanzitutto il tuo fornitore, se hai un impianto fotovoltaico che te lo produce sul tetto, e tu puoi scegliere un fornitore solo di elettricità rinnovabile. Quindi tu con questa macchina puoi cambiare il sistema dal basso e andare verso le rinnovabili. Differenza sostanziale rispetto alla mia vecchia auto che utilizzò fino al 2018, 14 anni, 200.000 km, questa macchina ha bruciato oltre 7 volte il suo peso a fine di quando io l'ho consegnata al concessionario, 7 volte il suo peso, 11 tonnellate, e 34 tonnellate, oltre 20 volte il suo peso in termini di CO2. Quindi le auto termiche, oltre ad essere incredibilmente inefficienti, come mostrato all'inizio, sono anche degli ingurgitatori enormi di materiali e degli emettitori enormi di materiali che mettono nell'atmosfera e creano appunto il cambiamento climatico. Quindi se ci dobbiamo preoccupare appunto di materiali, cominciamo a preoccuparci proprio delle auto termiche che sono ingurgitatrici enormi di automobili. Noi abbiamo 1 miliardo di automobili nel mondo, quindi fate un po' i conti voi di quello che esce dentro da questo sistema. Ma il punto è un altro. Il futuro del trasporto che io vedo, che io penso, e con me tanti altri colleghi che studiano la transizione elettrica, è questo, cioè è fare pari pari il sistema elettrico nuovo, identico al sistema termico di prima, cioè avere le stesse macchine di prima, stesso sistema, solo con la batteria. Ma questo evidentemente sarebbe una follia assoluta. Perché il futuro del trasporto deve essere diverso, ci deve essere una rivoluzione totale, quindi un incremento del trasporto pubblico, delle ferrovie, del car sharing e della guida autonoma, in modo tale da fare meno automobili, questo è il punto, perché il 97% del tempo le automobili sono ferme, sono inutilizzate, questo non ha assolutamente senso, noi compriamo automobili per lasciarle quasi sempre parcheggiate. Per quanto riguarda la transizione rinnovabile, Mariotti, esiste un articolo importante, ce ne sono vari, ne presento una. Questo è un lavoro pubblicato su Joule, una rivista che lei conosce, visto che l'ha anche citata come rivista autorevole, il report di Mark Jacobson e del suo gruppo da Stanford University. E qui c'è, diciamo, la transizione rinnovabile che tiene conto anche dei materiali necessari in 139 nazioni, con un numero di posti di lavoro 52 milioni, che è il doppio di quelli che eventualmente potrà distruggere. Per quanto riguarda la cattura della CO2, di nuovo, Mariotti appunto nel suo articolo, ed è quello che mi ha fatto veramente saltare sulla sedia, era che lui la presentava come una tecnologia già disponibile. Ora Mariotti, è meglio chiarire un concetto. Quando c'è un prototipo, nei nostri laboratori ne abbiamo dei prototipi, non andiamo a dire in giro che abbiamo risolto il problema della conversione dell'energia solare, non ci permettiamo questo perché questo non è serio. Quando si parla di prototipi, di questo si parla. Questo è un prototipo che ha citato Mariotti ed è quello della Climeworks ed è posizionato in Islanda. Prende la CO2 dall'atmosfera e la mette a 700 metri nel sottosuolo. Questa macchina, questo prototipo, è in grado di assorbire a livello prototipale, quindi con tanti problemi anche nell'utilizzo del sistema, di 50 tonnellate di CO2 all'anno. Di che numeri stiamo parlando? Noi dovremmo rimuovere 2.000 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno, va bene? 2 miliardi, scusate, di tonnellate di CO2 all'anno per 50 anni, per rimanere entro un grado e mezzo. Il costo di questa tecnologia, questa in particolare, va dai 100 alle 300 dollari per tonnellata. È difficile fare una stima perché appunto non c'è un mercato in realtà. Faccio notare che il costo del petrolio è praticamente analogo. Quindi qual è qui il problema? È che noi dovremmo mettere sul mercato una macchina che costa per muovere un gas che non serve a nessuno, perché con le quantità enormi che ci sono, prima di trovare l'utilizzo della CO2 vero, reale, e lo dico da uno che studia il problema della conversione della CO2, ci passa ancora tantissimo. Mentre il petrolio, che costa così, è un liquido preziosissimo che utilizziamo per fare tante cose utili e che per arrivare, diciamo, a creare questo sistema industriale ci ha messo più di un secolo. Quindi, se vogliamo essere realisti, che mi sembrano delle giuste... Cosa stai finendo il tempo? Magari direi qualcosa... Lo riprendi dopo. Sì, volevo solo aggiungere questo, perché ho finito, veramente. Per rimuovere 1 miliardo di tonnellate di CO2 servono 400 gigawatt di potenza elettrica, perché questo è un dettaglio di cui Mariotti non ha parlato, cioè 8 volte la potenza di picco italiana.
e quanto vale invece di utilizzare elettricità per mettere la CO2 sotto al pavimento, diciamo, sotto, nel sottosuolo, è meglio utilizzare direttamente l'elettricità per eliminare le centrali a carbone. Queste sono le varie tecnologie. Voglio aggiungere solo questo fatto, riassumendo, noi non abbiamo tempo, questo è il problema che abbiamo, infatti il mio ultimo libro si chiama Emergenza Energia, noi dobbiamo usare le tecnologie che abbiamo già oggi, perché dobbiamo partire adesso, anzi dobbiamo partire ieri, che sono sul mercato, in primis, ma non solo, fotovoltaico, batterie, pompe di calore, hanno avuto tempo di parlare di questo, investendo in ricerca su tutto il resto, e questo è importante. Dopo te ne parli. Va bene. Perfetto, Mariotti, 5 minuti di replica. Allora, innanzitutto io voglio essere chiaro, i dati che cita il professore non sono quelli che cito io, perché quelli che cito io sono questi, non so se vedete sullo schermo. Eccolo qui, questo qui. Non cito i dati di Climeworks, cito i dati di Carbon Engineering. Questo è l'impianto, qui potete vedere le dimensioni, la scala, grazie alla dimensione delle persone. E non parliamo, ripeto, di un prototipo, parliamo di un impianto pilota, che è il passaggio successivo al prototipo. Ma non solo, come ho già detto, il problema è che, scusate ma mi si è creato un incrocio nelle schede, il problema è che questa tecnologia è già stata revisionata dall'Accademia delle Scienze USA. Io voglio essere chiaro, in questo rapporto di revisione c'è la firma anche del premio Nobel per la chimica di 2 anni fa, quindi non mi sembra che sia un problema di competenze. Qui, in questo rapporto dell'Accademia delle Scienze Americane, si prevede uno scenario in cui andremo a catturare a breve 5 miliardi di tonnellate di CO2 l'anno, d'accordo? Il fatto che in Europa, negli Stati Uniti, si stia continuando a parlare sempre più di net zero, perché net? Perché non azzereremo le emissioni, semplicemente le taglieremo per quello che è possibile e le compenseremo per quello che non è possibile con gli assorbimenti, che saranno la cattura diretta, la riforestazione, chi lo sa, in futuro magari anche la geoingegneria. Non è quello il punto. Su questa cosa ormai c'è una convergenza scientifica totale. Tutti gli scenari climatici prevedono una quota di assorbimenti tramite cattura diretta. Il dibattito non è più se farla o non farla, il dibattito è quando farla. Per quale motivo? E ora approfondiamo per quale motivo. È fondamentale implementarla il prima possibile. Tra l'altro, tra i sostenitori di questa tesi ci sono degli non solo esperti, ma anche ambientalisti doc, come per esempio James Hansen, quindi il decano dei climatologi, oppure Peter Wadhams, okay, che ha scritto Addio ai ghiacci, un bestseller ambientalista. Per quale motivo tutti richiamano l'urgenza di adottare e sviluppare su scala industriale questa tecnologia? Per questo motivo qui. Questo è un paper uscito su Scientific Reports 2 mesi fa. Scientific Reports è una pubblicazione Nature, per essere chiaro, in cui si dice che il modello climatico più utilizzato a livello mondiale, che è ESCIMO, okay, ha già decretato il fatto che alcune emissioni naturali, in questo caso il permafrost, hanno preso il via. Hanno preso il via ovviamente per causa nostra, questi meccanismi, questo effetto a catena lo abbiamo attivato noi con le nostre emissioni, questo è indubbio. Il problema è che nel permafrost sono stoccate 1.000 miliardi di tonnellate di CO2. Noi dal 1850 ne abbiamo mandate in atmosfera 750 miliardi di tonnellate. Nature, non Enrico Mariutti, Nature prevede che entro il secolo c'è la possibilità che la natura si metta a emettere la stessa quantità di CO2 che emettiamo noi oggi. Ci rendiamo conto di questo problema? E ora che ci facciamo con le rinnovabili e con le auto elettriche se la natura inizia a emettere 10, 20, 30 miliardi di tonnellate di CO2 l'anno? Io mi inizio anche a chiedere, ma siamo sicuri che non abbiamo perso di vista l'obiettivo? L'obiettivo non è la transizione energetica. La transizione energetica è il mezzo. L'obiettivo è contrastare il climate change. Ce lo siamo dimenticati?
perché io non riesco più tanto a districarmi in questo dibattito. Se ora gli oceani stanno rischiando di diventare un problema, se il permafrost sta rischiando di diventare un problema, perché ci ostiniamo a parlare del 100% rinnovabili? Non serve, non serve. Al limite, a questo punto, è un palliativo, perché siamo andati troppo oltre. Era un discorso, io su questo sono perfettamente solidale con la frustrazione che tanti ambientalisti possono sentire. Era molto logico parlarne negli anni 70, ma sono passati 50 anni, il problema è esploso. Con le rinnovabili ci facciamo più poco. Inoltre, io vorrei anche sottolineare un altro problema sistemico. Prendo il tempo, Al volo sistemico, la Nigeria è un paese grosso una volta e mezza alla Francia, con 200 milioni di abitanti. Il 75% della spesa pubblica nigeriana è garantita dal petrolio. Da qui al 2050 la popolazione nigeriana raddoppierà. Noi come possiamo credere realmente che la priorità dei governi come quelli della, come quello della Nigeria sia il contrasto al cambiamento climatico? Ma ci rendiamo conto di in che mondo viviamo? Fine. Perfetto. Nicola, a te. Bene. Si parla di pubblicazioni scientifiche. Per favore, Mariotti, tolga la condivisione. Sì. Scusa, eccola. No, dicevamo... condivisione, condividiamo di nuovo lo schermo. Sì, scusate, io non sono molto pratico. Ecco, dicevamo il grande paradosso, appunto, per tornare al fatto che questa è una tecnologia possibile. Allora, questi sono dati, anche questi, una rivista di Nature, che parla del pro e il contro delle varie tecnologie di rimozione della CO2. Qui ce ne sono varie, ce ne sono sette, e qui ci sono le possibili conseguenze che ci sono. Non voglio entrare nel dettaglio, guarda, ci sono aspetti positivi in alcune, negativi più o meno si equivalgono, ma soprattutto guardate i tanti puntini grigi che ci sono. Cioè la maggior parte di queste tecnologie non c'è ancora la percezione vera, reale, di quali possono essere le conseguenze positive o negative secondo vari aspetti. Quindi sono tecnologie lontane nel tempo. Lontane quanto? Citava prima Nature. Ecco, guardiamo Nature, appunto. Questo è un lavoro di Nature pubblicato nel 2018 che fa vedere che noi avremmo dovuto già diminuire le emissioni se vogliamo rimanere entro Parigi nel 2015. Non l'abbiamo fatto, è successo quest'anno per un disastro. Ma la questione è questa, che per andare a emissioni negative, per avere uno scenario plausibile, si parla del 2080. Ora, nel 2080 probabilmente non ci sarà nessuno ancora vivo di quelli che ci stanno ascoltando, e nemmeno noi, temo. Quindi stiamo parlando di tecnologie lontane nel tempo, insisto Mariotti, il problema ce l'abbiamo adesso in questo momento, non possiamo pensare di risolvere il problema nel 2080 perché dal 2080 cominceremo a avere le emissioni negative. E comunque io non mi rifaccio a scenari scritti da altri, questo è uno scenario scritto all'interno del progetto Sunrise, di cui ero responsabile tecnico scientifico del World Package 1 che riguardava proprio le roadmap. Questa è la roadmap tecnologica della decarbonizzazione, è disponibile a tutti, sono centinaia di pagine per chi se la vuole leggere. Sono naturalmente in inglese e lì troverà tutto quanto, quindi io non ho bisogno di andare a, diciamo, attingere ai dati di altri per capire la complessità del problema, e lì capirà bene la complessità del problema. Per quanto riguarda la questione dell'eroi, adesso volevo dire anche qui che cosa vuol dire l'eroi? Che noi per avere energia dobbiamo fare un investimento energetico, avere benzina sotto caso occorre consumare energia, poi abbiamo un output energetico che è quello che utilizziamo in macchina. L'eroi è il rapporto tra questi due. Questa è di nuovo una mia pubblicazione, quindi non ho bisogno di andare a prendere da altre parti, dove fa vedere che l'eroi in funzione del net energy espresso in percentuale. Cos'è il punto? Che quando un eroi uguale a 50 vuol dire che io devo investire uno per avere 50 di energia in ritorno. Quindi sono investimenti a grande ritorno, però c'è un punto sotto 10 dove, vedete, l'eroi precipita. Quindi le tecnologie eolico e fotovoltaico sono già sopra oggi come eroi rispetto al, ed è considerato tutto, perché si legge a questo articolo, Mariotti lo spiega bene, io non riporto dati di brochure pubblicitarie di compagnie elettriche, io scrivo pubblicazioni scientifiche che è un altro mestiere. Questa è l'elettricità solare, mentre appunto i combustibili solari si trovano purtroppo al di sotto. Per quanto riguarda il piano
di Jacobson, ha valutato che per l'Italia appunto si può fare la transizione energetica, che è lo strumento per combattere il cambiamento climatico. È evidente che il problema è il cambiamento climatico, ma la causa del cambiamento climatico è un sistema energetico che non sta più in piedi. Mariotti, se non capiamo questo, se non ci intendiamo su questo, non possiamo neanche discutere, perché da dove è dovuto il cambiamento, a cosa è dovuto il cambiamento climatico? È dovuto a un sistema energetico che non sta più in piedi. È chiaro il concetto, penso che l'abbiano ormai capito tutti, mi sembra strano che lei fatichi a capire questo concetto. Bene, questa transizione è possibile, i posti di lavoro saranno 138.000 stimati per la costruzione degli impianti, 140.000 per il funzionamento. E per quanto riguarda la possibilità dei sogni, questi sono dati della US Energy Information Administration, pubblicati a maggio del 2020, quando le rinnovabili negli Stati Uniti di Trump, che aveva fatto la campagna elettorale col barile del carbone in mano, le rinnovabili hanno già superato il carbone nel corso del 2019. Quindi queste sono prospettive vere e reali e non soli da qui al 2080. Hai ancora mezzo minuto. Per quanto riguarda le batterie. Le batterie, il riciclo delle batterie, chiaramente è una tecnologia impattante come qualsiasi batteria, però lei mi deve spiegare, Mariotti, perché è preoccupato delle emissioni dei termovalorizzatori che fanno il trattamento pirometallurgico delle batterie, ma c'è anche l'idrometallurgico, quindi non vanno tutte negli inceneritori, quindi meglio studiare bene il problema. Invece è molto favorevole agli inceneritori dei rifiuti normali, urbani, perché ho letto qualcosa di suo e sostiene questa causa. Anch'io non sono contrario in linea di principio agli inceneritori in certi contesti, però la vedo preoccupata per gli inceneritori delle batterie, molto meno per gli inceneritori dei rifiuti solidi urbani. Mi sembra un po' una contraddizione. Ok, Mariotti, prego. Allora, rispondo. Prima di tutto vorrei sapere dove ho sostenuto questa cosa qui, perché io invece non ho mai sostenuto la battaglia dei termovalorizzatori, quindi se mi trova la fonte sarei molto curioso. Io ho letto il suo libro e ho visto che lei dice che i termovalorizzatori, gli inceneritori, come li vogliamo chiamare, sono una possibilità. Assolutamente no. Tratto specificamente la questione dei rifiuti e non parlo di termovalorizzatori. Parla anche di quello, sono chiaramente citati. Adesso la pagina in questo momento non la posso tirare fuori. Verificare senza nessuna difficoltà, io non parlo di termovalorizzatori. Detto questo, il riciclo, l'altra opzione di riciclo, altra rispetto al pirometallurgico, non esiste un impianto su scala industriale a livello globale che ne sia consapevole di questa cosa, più che dire a me che bisogna studiare. Perché lei ha detto che è una tecnologia che esiste. No, non esiste. Non esiste un impianto in tutto il mondo. Il primo inizierà la realizzazione nel 2023. Siamo precisi. Poi, anche questa storia qui, io mi dispiace, lei cita se stesso, quindi mi capisce che mi mette... Io cito se stesso perché cito articoli pubblicati peer review, come lei invoca, perché sono stati citati centinaia... Guardi, questa è la brochure pubblicitaria che lei ha citato... la prima volta quando ha attribuito un tempo di ritorno del fotovoltaico di 1 o 2 anni. Questa qui, è esattamente questa qui, del Fraunhofer Institute for Solar Systems. Ed è una brochure pubblicitaria, mi dispiace doverglielo far notare, non c'è nessuna fonte scientifica qui dentro. Questo invece è il dibattito che è andato avanti su Energy Policy, tre e quattro anni fa, perché si è dipanato in più tempo. Come vede, ha coinvolto anche dei suoi autorevoli colleghi. Qui leggo per esempio Ugo Bardi, che è un altro chimico autorevole io italiano. Io questi lavori li conosco tutti, il mio benissimo, lavoro. E le conclusioni delle cose che qui, benissimo, le conclusioni di questi lavori qui è che l'energy return di un pannello fotovoltaico in area a media insolazione è negativo. Ecco, allora facciamo così, invitate Ugo Bardi che viene a spiegare che l'energy return del fotovoltaico è negativo. Vediamo se al prossimo invitato il mio amico Ugo Bardi che vi viene a spiegare questa cosa, vediamo se è vero. 2 minuti per parlare. Nicola, hai ancora poi una replica, lasciamo finire, Mariotti, non sia provocatorio però, perché però mi è stato litigare, abbiamo detto di non fare. Delle contestazioni molto precise, io sto rispondendo su queste contestazioni. Qui è andato in scena uno scontro tra esperti, tra chi sosteneva che l'energia fotovoltaica ha un ritorno positivo e chi negativo. Sono stato un botta e risposta di 3 paper. Il terzo rimarca che l'energy return di un pannello fotovoltaico è negativo e il professor Bardi non deve rispondere a me, deve rispondere a questa risposta qui.
siamo chiari, e non ha risposto, per il semplice fatto che adottando una metodologia omnicomprensiva il ritorno energetico di un pannello è negativo. Poi è ovvio, nelle note metodologiche basta includere che cosa uno calcola. Se uno fa come il Fraunhofer Institute for Solar Systems e calcola solo il silicio, magicamente il ritorno energetico di un pannello diventa tra 1 e 2 anni. Quindi non basta vedere la metodologia. Forse interrompere, il Fraunhofer Institute of Technology, non siamo alla la pubblicità dell'Enel, insomma, cioè è un istituto prestigioso, quindi voglio dire... Io rimarco solo questo. La mission scritta sul loro sito è la promozione dell'energia solare, e se vi andate a vedere il bilancio 2019-2020, che è pubblicato sempre sul loro sito, il 90% delle entrate del Fraunhofer, anzi più del 90% delle entrate del Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, provengono dall'industria fotovoltaica, da progetti fotovoltaici e da brevetti legati all'energia fotovoltaica. Ora, dato che siamo sempre molto attenti a sottolineare cosa finanziano i fossili, ora rendiamoci conto che anche dall'altra parte ci sono degli interessi e ci sono dei finanziamenti che provengono dall'industria, che ha degli interessi economici. Quindi, insomma, questo giochino di dover sempre dire che quegli altri dietro hanno i petrolieri e questi altri dietro non hanno nessuno, non regge. Nessuno ha detto che lei ha i petrolieri alle spalle, quindi... No, mi riferivo comunque a chi pubblica dati controversi ma scientificamente attendibili. Insomma, eviterei questa dimensione qui di chi finanzia chi. Diciamo, ammettiamo che ha aperto il dibattito sul ritorno energetico del fotovoltaico. Nicola. È una discussione assolutamente surreale. Cioè, questa sera abbiamo imparato dal dottor Mariotti che l'Unione Europea, che appunto sta spingendo verso la decarbonizzazione e spinge verso il fotovoltaico, sta facendo un'operazione folle nella quale noi consumiamo più energia di quella che verrà prodotta. Io non posso commentare un'affermazione di questo tipo, è arcinoto su tutta la letteratura scientifica che non è vero che l'eroe sia negativo, e non mi faccio spiegare, con tutto il rispetto, da qualcun altro, quale sia l'eroe del fotovoltaico, perché le pubblicazioni che ho scritto io e che hanno scritto tanti altri, ce ne sono centinaia di pubblicazioni che dicono esattamente l'opposto. Poi è chiaro che noi troviamo anche la pubblicazione singola dello scettico, dello scienziato scettico per quanto riguarda il cambiamento climatico. Certo che ci sono anche quello, lo sappiamo tutti, perché voler raccontare che la comunità scientifica è monolitica, c'è sempre una minoranza. Abbiamo i medici di famiglia che non si vogliono far vaccinare perché credono che il virus non esista. Quindi non mi meraviglio che ci sia chi sostiene questo, però andare a prelevare questo singolo dato di una persona che dice una cosa del genere è una procedura assolutamente ridicola. Cioè, io mi fermo qui perché non posso discutere di una cosa che non sta né in cielo né in terra. Invito a guardare la roadmap che abbiamo scritto noi, invito a guardare i report del Department of Energy degli Stati Uniti, invito a guardare centinaia di pubblicazioni, compresa la nostra, che dicono esattamente il contrario. Poi, se voi volete credere a Enrico Mariotti, che dice che invece, però ripeto, chiamate Ugo Bardi, fatevelo spiegare da lui, così mi astengo dal procedere, perché francamente non è che possiamo discutere del fatto che il virus non esiste, tanto per un attimo Mariotti. Non possiamo abbassare il livello della discussione a questo punto, perché quello che lei sostiene non sta né in cielo né in terra, semplicemente. Il professore mi ha interrotto più volte, io sono stato molto tollerante. Prego, mi interrompa pure, prego, vada. Io le sto semplicemente dicendo, lei ricade in quel giochino retorico di dire Mariotti, io le ho portato delle fonti scientifiche. Anch'io Mariotti gliele ho portate, le vuol vedere? Le legge? Per secondo me è meglio che se le legga, lei stasera si prende... Professore, questi studiosi qui hanno un indice di Hirsch maggiore del suo. Quindi è inutile, lei mi continua. Oh, adesso basta, però. Non mi sembra che sia interessante. Non vorrei scendere a questo livello. Ecco, se mi mettesse a parlare del mio fattore di Hirsch, allora, mi potremmo parlare a lungo. Nicola, un attimo, perché io voglio chiedere, visto che ci sono gli ultimi 2 minuti e mezzo, 3 minuti e mezzo
per l'ultimo intervento. Io però mi chiedo due cose da semplice ascoltatore. Uno, come mai se il ritorno negativo dal punto di vista economico invece il pannello fotovoltaico è conveniente dopo 2 o 3 anni? Me lo chiedo perché se serve tanta energia per farlo, qualcuno bisognerà pagarla. Questa è la prima domanda che mi faccio. La seconda è, ok, non ci basta probabilmente emettere zero, perché in realtà i danni climatici ci sono già, certi meccanismi come lo scioglimento del permafrost è in corso, quindi probabilmente sarà anche necessario aggiungere alle rinnovabili anche la cattura, ma non mi sembra che le due cose debbano necessariamente essere in alternativa. Se noi continuiamo a bruciare petrolio, è chiaro che la CO2 da catturare fra 50 anni sarà molto maggiore. Ecco, io le chiedo un chiarimento su questi due elementi, poi se preferisce dire qualcos'altro. Sul primo elemento le rispondo subito, e tra l'altro mi riallaccio al discorso dei sussidi ai fossili. È molto semplice, basta andare su Eurostat e si vede che tutti i sussidi all'energia europea vengono suddivisi 2/3 ai combustibili tradizionali, quindi diciamo mettiamoci anche il nucleare, e 1/3 alle rinnovabili. Quindi oggettivamente sembra realistico quello che dice il professore. Il problema qual è? Che se noi andiamo a vedere il bilancio dell'energia primaria a livello europeo, le rinnovabili sono il 10%. Quindi noi sussidiamo con il 30% dei sussidi il 10% della generazione. A me risulta il 18%, a dire la verità, però forse mi sbaglio. Scusi. A me risulta che sia il 18%. No, energia primaria, le rinnovabili... Energia primaria, sto parlando di energia primaria. No, 10% può verificare, insomma. E quindi qual è il punto? Noi sussidiamo il 10% dell'energia primaria con il 30% dei sussidi. Per questo poi il ritorno economico diventa molto breve, per il semplice fatto che, come ho scritto, in Europa... Professore ha citato i dati nel mondo, ovvio, mica dico che in Nigeria l'energia rinnovabile è sussidiata, intendo in Europa l'energia rinnovabile è ampiamente sussidiata. Poi, quello che dice lei, certamente ha ragione, su questo io non voglio essere chiaro, ridurre le emissioni è una priorità di sviluppo per la lotta al cambiamento climatico, ma se io per ridurre le emissioni vado a creare dei problemi ambientali più grandi di quelli che ottengo, oppure mi vado a scontrare su degli ostacoli sociali e politici che mi creano uno squilibrio, o addirittura mi portano a un risultato contrario, l'elezione di Trump, di Bolsonaro, allora a quel punto il problema, piuttosto che prenderlo dritto per dritto come un treno, conviene aggirarlo. E la cattura diretta della CO2 è perfetta da questo punto di vista. Vabbè, però dal punto di vista della produzione dell'energia io non ho capito che cosa proponga lei, perché se le rinnovabili non vanno bene, il petrolio è pure peggio, noi l'energia come la procuriamo? Allora, phase out immediato del carbone, perché il carbone oggettivamente è fuori tempo. Quindi phase out immediato del carbone. Sostituzione, dove è possibile, con le rinnovabili, dove non è possibile o non conveniente, con il gas. Ricordiamoci che Obama ha tagliato di 1 miliardo di tonnellate le emissioni americane, spostando dal carbone al gas la generazione elettrica. Quindi intanto quello può essere un primo passo. Chi è convinto della questione installi nucleare. Qui non si può fare perché la popolazione non lo vuole, però chi è convinto lo faccia. Biomasse, dove è possibile, sostituiamo la generazione elettrica con biomasse, biocombustibili di seconda generazione, non capisco perché non si parli delle alghe, per esempio. Assorbimenti naturali, il professore prima parlava delle emissioni negative facendo vedere dove la linea del grafico va sotto, ma le emissioni negative servono negli scenari europei e americani per compensare le emissioni. Cioè le emissioni negative ci saranno ben prima che il grafico vada sotto zero. Semplicemente noi vedremo il grafico scendere nonostante emetteremo magari costantemente CO2, perché riassorbiremo parzialmente quella CO2.
E magari lo faremo piantando foreste, oppure tramite nuove pratiche agricole che trasformino l'agricoltura da un emettitore a un assorbitore. Insomma, bisogna sviluppare una visione complessa in cui le rinnovabili hanno lo spazio che gli compete, come tutte le rivoluzioni energetiche, vuol dire lo spazio in cui funzionano meglio. Basta. Ok, Nicola, l'ultimo intervento tuo. Io ripeto, vado dicendo da 20 anni che è un problema complesso che non ha una soluzione facile, quindi le soluzioni saranno multiple. Io non ho nulla in contrario al fatto che si pensi alla cattura e al sequestro della CO2, dico solo che siccome siamo in emergenza drammatica, adesso queste tecnologie non ci sono. E anche se l'impianto del 2020, sottolinea anche un fatto, sono già stati spesi decine di miliardi nel tentativo di sotterrare la CO2, faccio presente. Faccio presente che esiste un pronunciamento della Corte dei Conti europea che stigmatizza il fatto che negli anni 2000 sono stati già spesi troppi soldi inutilmente per cercare di stoccare la CO2 e queste ricerche non hanno portato a nulla. Il pronunciamento è del 2018, lo trovate in rete. Quindi non è vero che sono prospettive lontane, che le cominciamo adesso saranno, e le avremo. Sono anni e anni che ci proviamo, purtroppo senza successo, e dico purtroppo, magari ci fossimo riusciti. Per quanto riguarda il nucleare, il mio punto di vista è molto chiaro. Non è, come ha detto Mariutti, che non si fa perché la gente non lo vuole. Il nucleare è stato distrutto dal mercato. Va bene? Il nucleare è il più colossale fiasco industriale del XX secolo, ma non per motivi tecnici, essenzialmente più per motivi economici. Faccio un esempio molto concreto. La centrale di Fukushima, il disastro, ha provocato 300 miliardi di dollari di danni. Attualmente nel mondo non esiste la possibilità che qualcuno possa mettere su un impianto nuovo di questo tipo, a meno che non sia uno stato dittatoriale come la Cina o similari, che un singolo impianto che da solo possa creare un danno da 300 miliardi. Quindi è una tecnologia economicamente inaffrontabile. Questo è il motivo per cui non si fa più il nucleare, non perché la gente non lo vuole. Infine il gas. Il gas sulla carta è un'opzione, diciamo, di danno minore. Il problema del gas, di cui non si parla mai, è che il metano è un gas serra che è decine di volte peggiore della CO2. E la rete del gas, immaginate il gas che arriva a casa vostra dalla Siberia attraverso migliaia e migliaia di chilometri di condotti a tutte le pressioni e a tutte le dimensioni, si perde. E quando le percentuali di gas lungo la rete, dal giacimento a casa vostra, alla vostra caldaia, se ne perde attorno a qualche punto percentuale, ed è, purtroppo spesso è così, in realtà il guadagno in termini di gas serra del metano viene completamente azzerato. Questo è un tema che è già stato ampiamente sollevato dalla comunità scientifica e chiaramente non è mai stato preso in considerazione, perché io sono totalmente d'accordo con Mariutti quando sostiene, lo dico sempre, ci sono ampia documentazione anche video di quello che dico, gli scienziati non devono prendere le decisioni, gli scienziati devono fare i comitati tecnici scientifici. Abbiamo un problema adesso del coronavirus, c'è un comitato tecnico scientifico. Ma poi è il governo che decide. Perfetto. Allora io chiedo esattamente la stessa cosa e qui concludo. Abbiamo un grande problema di transizione energetica e di decarbonizzazione. Allora che lo Stato faccia, il governo faccia ugualmente un comitato tecnico-scientifico che dia degli indirizzi. Poi saranno i politici a prendere la decisione. Ci mancherebbe altro che fossero gli scienziati a scegliere. Devono essere i politici, però attraverso i comitati tecnico-scientifici, perché siamo quelli che, diciamo, qualche numero in testa ce l'abbiamo. Mauro, sei scollegato. Scusami, adesso mi sentite, no? Ci sono un po' di domande, quindi io andrei velocemente con le domande, visto che abbiamo qualche minuto. Allora. Ne ho, aspetta, una io, poi tu. Io ne ho una sola di Alberto Spriano, che è un nostro assiduo lettore, che chiede a proposito di energia solare, che fine ha fatto il progetto di Rubbia per il solare a concentrazione? Agli stessi problemi del fotovoltaico? No. Questa è domanda numero uno. Le fai anche tu, Mauro, e poi rispondiamo. Ah, magari rispondiamo una alla volta perché sennò si. Sì, se volete dico qualcosa io su questo progetto. In realtà il solare termodinamico va avanti, il paese che l'ha più sviluppato è la Spagna. C'era un enorme progetto di solare cosiddetto termodinamico nel deserto del Sahara, il Destek, progetto ma è finito. Destek, che purtroppo era stato elaborato negli anni 2000, purtroppo è saltato a seguito delle primavere arabe, a dimostrazione ancora una volta che è un problema complicato la transizione energetica, perché possiamo fare dei piani oggi che domattina vengono smentiti da fattori anche più o meno imprevedibili, come sono state le primavere arabe. Per cui, diciamo, il dispiegamento di questa enorme quantità di specchi solari che
concentravano la luce solare in un punto per creare vapore ad alta temperatura, alimentare turbine, produrre elettricità e trasportarli in Europa, questa era l'idea di fondo, molto semplicemente, è saltata. Esiste una fondazione Desertec, se andate in rete trovate fondazione Desertec e lì stanno cercando di continuare a coltivare questo sogno. Mi permetto di aggiungere solo una cosa, proprio quest'anno, l'anno scorso, è fallita la più grande centrale a concentrazione degli Stati Uniti, che era stata una grande promessa perché è stata costruita nel 2015 ed era la prima al mondo che riusciva a stoccare energia, e sostanzialmente dal 2015, quando è stata completata, non è mai riuscita ad arrivare in produzione perché con moltissimi problemi tecnici. Mi permetto anche di aggiungere che il progetto Desertec non è mai stato preso sul serio nella comunità gli esperti di affari internazionali, perché sembra molto improbabile che l'Europa installi la sua infrastruttura tecnologica in paesi terzi. Quindi questo lo dico solo per... non voglio sminuire le potenzialità. No, certo, ma infatti è un problema che va certamente dei problemi, tant'è vero che appunto probabilmente non se ne farà mai nulla, resta la fondazione, ne discutiamo volentieri. Allora, scusate, c'è una domanda per Enrico Mariutti, è da Marina Conti, che chiede: presupponendo che stoccare la CO2 sia necessario, come dice lei, concorda che dovremmo quindi stoccare la CO2 naturale e non continuare a produrne, come invece intendono fare a Ravenna? Voglio fare due puntualizzazioni. A Ravenna non stanno progettando, almeno poi tra l'altro non c'è chiarezza tecnica su che cosa faranno, quindi per il momento non è ben chiaro, ma comunque non è cattura diretta della CO2. È un altro processo, ne ha parlato il professore in uno dei suoi precedenti interventi, il carbon capture and storage, è un altro discorso. Detto questo, voglio fare un esempio banale. Il processo ad oggi che cattura la CO2 al costo minore, quello di carbon engineering revisionato dalla NASAM, eccetera, $94 la tonnellata, trasforma la CO2 in combustibile sintetico, carbon neutral. Quindi non serve neanche stoccarla. Che vuol dire? Si crea, in questo caso, permettetemi la battuta, un'economia circolare in cui la CO2 viene emessa, ricatturata, trasformata in combustibile, riemessa, ricatturata, trasformata. Anche per questo io non ho citato la questione del fabbisogno energetico legato alla cattura diretta, perché è molto complesso poi entrare in questi discorsi qui. Se posso aggiungere una cosa, visto che ci lavoro, i progetti di conversione della CO2 non è così semplice come... potrebbe apparire, da come l'ha detto adesso Mariutti, convertire la CO2 in CO, monossido di carbonio, da cui fa del Fischer-Tropsch, quindi convertire il combustibile in un processo estremamente complesso. Adesso noi abbiamo ricevuto un finanziamento appunto di 4 milioni di euro in un consorzio europeo per studiare questa conversione attraverso processi indotti dalla luce. Però ripeto, bellissimo raccontato, come ce l'ha raccontato adesso Enrico Mariutti, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ve lo dice uno che ci lavora tutti i giorni dentro. Preciso che sì, è sicuramente una cosa complicata, però ripeto, la NASAM l'ha revisionato e ha detto che si può fare, quindi io faccio affidamento all'Accademia delle Scienze USA. Ovviamente non sono specialista. Allora, un'altra domanda da Matteo Trentin, su questa però penso che Armaroli abbia già risposto, e cioè vorrei un commento di entrambi sul fatto che IPCC dichiara essenziale il nucleare per la riduzione della CO2. Torniamo sul nucleare, quindi. Io non sono un grande fan, lo voglio dire chiaramente, però proprio perché tendo ad avere una visione che abbraccia la complessità, sono certo che a livello globale qualcuno inizierà a reinstallare centrali nucleari. Non sono neanche troppo d'accordo sul discorso, o meglio, solo in parte d'accordo sul discorso che ha fatto il professore della convenienza economica, perché il vero problema del nucleare è che costa poco se il paese va tutto al nucleare. In Corea del Sud l'energia nucleare costa molto poco, però i paesi che accettano di andare tutti al nucleare sono molto pochi. Questa è la realtà. Costa poco. L'andamento del famoso reattore di Olkiluoto in Finlandia, che doveva essere pronto già nel 2005, non è ancora partito, costa poco. Insomma, purtroppo il nucleare non ha mercato nei paesi a economia di mercato, punto. Questa è la conclusione. Il fatto che la Germania e la Svizzera abbiano deciso di uscirne, penso che dica già tutto. Cioè, a conti fatti, dopo 60 anni, bilancio pro e contro, i contro sono di più, e allora chiudono bottega. Svizzeri e tedeschi, dico. Dunque, altra domanda.
Questa Federico Squassabia chiede: non dobbiamo però solo catturare la CO2 se continuiamo a bruciare combustibili fossili, ma NOx, COV correlative PM10 e 2,5 annesse. Come la risolviamo? Parliamo anche della questione sanitaria e dei costi annessi. Grazie. Sì, i costi annessi sono già quelli considerati dal Fondo Monetario, quei dati che dicevo, quindi parliamo di esternalità per 5.000 miliardi di dollari l'anno. Questo ha un costo sanitario enorme, penso che tutti ne siamo consapevoli di questo, che non viene conteggiato direttamente e purtroppo per la risposta alla domanda non c'è. Cioè, abbiamo visto che la risposta è stata quella di Volkswagen, tanto per non fare nomi, il Dieselgate. Cioè, non è più possibile, dopo aver tirato la corda tantissimo, miglioramenti tecnologici clamorosi negli ultimi 30 anni, ma a un certo punto per dire che hai ulteriormente abbattuto le emissioni di inquinanti devi truccare i dati, ed è successo il Dieselgate. E non a caso oggi, per tornare all'auto elettrica, visto che siamo su questo forum, la Volkswagen è la pioniera dell'auto elettrica in Europa, perché ha qualcosa da farsi perdonare ed è perfettamente consapevole, ormai il re è nudo, che questa tecnologia del motore a combustione interna non ha più alcun futuro, perché non possiamo più permetterci di sprecare tutta quell'energia primaria bruciandola in stupidissimi motori termici. È una tecnologia che più di 100 anni e ha già fatto il suo tempo. Ecco, domanda diretta per Armaroli da Gianluigi Cassin. Chiede: quali sono le tecnologie più promettenti per l'Italia per ridurre l'inquinamento, non solo da CO2, alla luce del ritorno economico, viste anche le specialità del nostro territorio? Ma sicuramente, a parte il fotovoltaico e l'eolico di cui ho già detto e ridetto, sicuramente le biomasse sono importanti. Su questo penso che siamo perfettamente d'accordo con Mariutti. Cioè, l'Italia è un paese che ha un'enorme risorsa forestale inutilizzata. Pensiamo ai nostri Appennini, penso ai miei qui sui Tosco Emiliani abbandonati. Ecco, quella è un'enorme risorsa che ha un senso se utilizzata bene, con le filiere corte, con le centrali a biomasse in teleriscaldamento, come fanno in Alto Adige, però utilizzando filiere corte. Quindi questo è un altro dei vari tasselli per risolvere il problema, che non si risolve chiaramente solo con tecnologie elettriche, che sono il fotovoltaico e l'eolico, anche se, come insisto sempre, lo dico sempre, dobbiamo andare il più possibile verso l'elettrico. Adesso l'uso finale è 20% elettrico, 80% combustibili. Quel 20% deve crescere progressivamente, perché le tecnologie elettriche rinnovabili le abbiamo già oggi disponibili e perché i motori elettrici sono molto più efficienti. Questa è in realtà la ragione per cui, come dire, io sono un paladino di queste tecnologie. Per questi due motivi molto semplici, l'ho già detto e ridetto, non mi stancherò mai di dirlo. E invece per Mariutti, questa domanda: quali sono i costi della carbon capture and storage e vanno pagati da chi? Allora, sostanzialmente ad oggi c'è i dati revisionati a livello scientifico, perché poi ripeto, Climeworks spara dati ancora più alti, ma insomma, quelli revisionati a livello scientifico vanno da 100 a 300 dollari la tonnellata a seconda dello schema produttivo. Da chi vanno pagati? Io su questo punto, appunto, fedele a quello che dicevo prima, dato che l'obiettivo è risolvere il climate change, io direi di dare a tutte le soluzioni lo stesso tipo di incentivazione. Chi fa prima vince, perché a me da cittadino consumatore, nel senso consumatore di salute, consumatore di benessere, eccetera, non mi interessa qual è la soluzione che verrà adottata, mi interessa che funzioni. Quindi io darei chi la paga, in parte il privato e in parte gli incentivi pubblici, esattamente come funziona per le energie rinnovabili. Leandro Pallagrosi invece chiede: è vero che negli ultimi anni la temperatura è rimasta stabile e anzi leggermente meno 0,01%? Vorrei capire se siano dati sbagliati o meno. Beh, diciamo che la tendenza all'aumento della temperatura, guardata sulla scala che va guardata quando si parla di clima, quindi almeno 30 anni, possibilmente più di 50, la tendenza è assolutamente inesorabile e non sarà questo blip di calo delle emissioni, ma la concentrazione della CO2 in atmosfera quest'anno non è che diminuisca, sia ben chiaro, cioè è diminuita la quantità di CO2 che abbiamo messo, quindi diminuirà un pochino, la curva sarà un pochino più bassa quest'anno, ma probabilmente ritorneremo presto ai livelli di prima, quindi non è diminuita la concentrazione di CO2, quindi non è diminuito il riscaldamento globale e la tendenza è inesorabile. Io, come ho già detto, mi pare che in un altro video, guardiamo un occhio alla Groenlandia e all'Antartide, è lì che si gioca il nostro futuro e il futuro lì fa veramente paura. Domanda per Mariutti invece da Dan Poz: dopo quanti anni e in che percentuale si degrada un impianto fotovoltaico?
Questo dipende, tendenzialmente si calcola 25 o 30 anni, però bisogna anche considerare un punto che spesso tra l'altro manca nelle analisi del ritorno economico, ritorno energetico degli impianti. Tra lo 0,5 e lo 0,9% di potenza viene persa ogni anno e non per il degradamento dell'impianto, ma perché si rompono i pannelli. Questo va considerato perché appunto un conto è fare i calcoli teorici e poi un conto andare nella pratica e vedere come funziona quell'impianto lì. Quindi 25-30 anni è la vita operativa e poi nel corso si perdono dei pezzi. Sì, ci sono numerosi studi che dimostrano che la tendenza al calo è molto ridotta, sono impianti appunto che lavorano per 25-30 anni tranquilli, la loro forza è molto semplice, non hanno parti in movimento, questo è il motivo per cui durano tanto. E questa è la vera, banalissima, ma importantissima differenza tra un pannello fotovoltaico e qualsiasi altra tecnologia elettrica. Non si muove niente e quindi si usurano poco. Domanda da Mauro Vergari, ma il vero problema è solo la CO2? Le rinnovabili non ci salvano soprattutto dagli inquinanti che respiriamo tutti i giorni? Sì, questo va nella direzione di prima. È chiaro che l'auto elettrica sarebbe un'auto che libererebbe le città dall'inquinamento, però ripeto, la ricetta non è fare pari pari, ripetere questo sistema, ma cambiarlo radicalmente. Però è chiaro che l'auto elettrica è una componente fondamentale. Io ho visto che in alcuni scritti Enrico Mariutti predilige l'auto ibrida. Voglio far notare che l'auto ibrida, con tutti i suoi pregi per i tassisti, per esempio, è un'auto che ha un'altissima intensità materiale. Per cui va nella direzione opposta invocata da Mariutti stesso, cioè bisogna utilizzare meno le risorse naturali e certamente l'auto ibrida non va in quella direzione perché ha tutta la componentistica dell'auto termica e tutta la componentistica dell'auto elettrica. Io personalmente non sono un grande amico delle auto ibride, lo dico apertamente. Mi permetto di puntualizzare rispetto alla domanda che però va considerato che nelle principali città italiane la prima causa di inquinamento non è la combustione, per quanto possa sembrare assurdo, ma non è la combustione. Quindi quando noi avremo anche cambiato tutta la flotta dei veicoli in veicoli Quindi qual è elettrici, la ragione e qual è quindi il motivo dell'inquinamento? beh, per esempio in pianura padana possiamo sommare il riscaldamento. Quindi sì, la combustione, scusate, intendo le biomasse per esempio, sì, i camini, ok, per essere chiari, e il particolato secondario proveniente dall'allevamento, e anche qui sfatiamo un mito come ha fatto il professor Nicolazzi, allevamento di mucche in gran parte da latte, quindi non è la questione della carne. Se sommiamo queste due componenti sono decisamente superiori rispetto alle emissioni dei veicoli, quindi attenzione anche a creare questo mito. Non è che quando non ci saranno più i veicoli a combustione non ci sarà più l'inquinamento, purtroppo non è così. Anche il cantiere sotto casa crea inquinamento da polveri sottili. Sappiamolo, insomma, queste cose qui bisogna saperle. Devo correggere un po' Mariutti, nel senso che in realtà sicuramente in pianura padana la principale causa di inquinamento primario e secondario, anche secondario, è la combustione, perché la combustione provoca ossidi di azoto, gli ossidi di azoto reagiscono fotochimicamente nella zuppa che ci galleggia sulla testa e creano un particolato secondario. Quindi di gran lunga in pianura padana, ma in tutta Italia e in tutta Europa, la principale causa di inquinamento è la combustione. Poi ci sono anche i fattori delle biomasse e dell'agricoltura, ma certamente non sono preponderanti. Lo abbiamo d'altra parte misurato direttamente con un esperimento imprevisto e indesiderato quest'estate, dove quest'estate, scusate, questa primavera, l'abbiamo visto non solo in Italia, ma anche in India e in Cina, non dico altro perché l'abbiamo visto tutti. Invece Per per Mariutti. questo a marzo ci sono stati i dati dell'ARPA che però hanno sottolineato che nonostante il blocco del traffico veicolare a Milano l'inquinamento non è sceso. No, l'interrompo io perché questo è un argomento che ho seguito. C'è stato un ARPA che in una settimana ha detto ma le PM10 sono salite, ma le PM10 non voglio dire un accidente. Nell'arco dei 2 mesi di lockdown, il calo dell'inquinamento nei centri urbani, calcolato dall'ISPRA in luglio, quindi a fine percorso attraverso i satelliti dell'ESA, è stato fra il 40 e il 50% nei centri urbani. Quindi chiaramente Quali centri urbani, mi scusi, di tutta Italia? della pianura padana, No, no, cioè volevo capire. Milano, ma sì, noi Bologna, certo. E Torino, questo è il caos del Genova, traffico. A Roma, cioè, il calo è stato inferiore anche perché nelle PM10
sono arrivate le sabbie sahariane, però insomma la cosa importante sono gli ossidi di azoto. E i riscaldamenti sono rimasti accesi, la gente era a casa ma si scaldava. Ma magari era un po' meno, era un po', non è stato un quindi, anno particolarmente freddo. il calo che c'è stato è dovuto principalmente al traffico, ai famosi e famigerati motori a combustione interna, che sono il nocciolo, uno dei noccioli fondamentali del problema. E per Mariutti invece Vanni Lughi fa presente che la pubblicazione di Ferroni sull'eroe negativo del fotovoltaico è già stata confutata punto per punto. Il successivo, terzo e ultimo articolo non risponde correttamente alle obiezioni. Il problema è che anche qui ci scontriamo con la vulgata. I dibattiti scientifici si fanno all'interno delle riviste scientifiche. Se Vanni alcune Lughi è uno persone. scienziato all'Università di Trieste, Sì, comunque. un attimo. Se al terzo paper non è seguita una risposta, quello a livello accademico è una discussione chiusa. Non solo, vorrei anche far notare che il leading author del paper che contesta l'eroe negativo, 2 anni dopo, sulla stessa rivista, ha pubblicato un nuovo articolo in cui analizza l'eroe dei pannelli solari in Inghilterra, un altro scenario in media insolazione, e ha cambiato idea. Quindi, se volete, io vi mando i link. L'autore che aveva capitanato il gruppo di scienziati che sostenevano che fosse sbagliato ha cambiato idea e È precisa. molto facile controbattere questa cosa e invito Vai Elettrico, per esempio, a chiedere proprio a Vanni Lughi di spiegare come stanno le cose, o anche a Ugo Bardi, perché no, che citavo prima. Posso fare una domanda? Io non so se non ce ne sono altre, Mauro. No, c'era un'altra domanda sempre da Vanni Lughi che però in qualche modo ricalcava questa, e cioè i calcoli dell'eroe e anche del ritorno economico del fotovoltaico tengono già conto del degrado dei moduli. Più che una Certo, domanda, è un'affermazione, insomma. visto che io volevo chiedere una cosa riguardo a questo, poi chiudiamo. I costi dei pannelli fotovoltaici sono crollati negli ultimi 10 anni. E dobbiamo ragionare sulla vecchia tecnologia oppure presumibilmente la tecnologia si evolverà e quindi anche quei calcoli fatti e di cui abbiamo discusso oggi vanno rimessi in discussione. Ho condiviso una diapositiva, non so se si vede. Si vede, sì. Ecco, questo è il motivo per cui scusate, fotovoltaiche e batterie sono le tecnologie dirompenti. Guardate il calo dei costi a sinistra del fotovoltaico a una scala logaritmica, notate bene, va da 0 a 1 a 100, è diminuito di 20 volte in 20 anni e questo a destra invece è l'andamento delle batterie al litio. Quindi il motivo per cui queste tecnologie invadono è semplicemente questo, il costo di mercato, quindi è il mercato che vince. Quindi se vogliamo essere pratici dobbiamo Vorrei guardare. però precisare una Per cosa. quanto riguarda, finisco di dire questa cosa, per quanto riguarda nuove tecnologie, il punto è questo, vedi Massimo, è una domanda importante, però il punto è questo, perché spesso le persone mi dicono, ma nuove tecnologie, aspetto a mettere su. Il fotovoltaico al silicio raggiungerà quest'anno la potenza di un terawatt. Un terawatt è una quantità di potenza installata mostruosa che nessuno avrebbe neanche lontanamente immaginato 10 anni fa. Se vi faccio vedere le proiezioni, le traiettorie che dava l'IEA 10 anni fa del fotovoltaico, dovevamo essere 20 volte meno di quello che siamo. Quindi è stata una rivoluzione dirompente, ci piaccia o no, ne dobbiamo prendere atto. E, quindi, prima di trovare una tecnologia che è consolidata da 66 anni, perché il fotovoltaico al silicio è stato introdotto nel 1954, questo fa anche capire, e questo lo sottolineo ancora una volta, come perché una tecnologia da un dispositivo di laboratorio, un prototipo, un impianto di piccola scala, possa arrivare a un terawatt, occorrono in questo caso 64 anni. Quindi insisto di nuovo, prima che esista una nuova tecnologia che possa scalzare il fotovoltaico al silicio, probabilmente occorrerà ancora molto tempo. Io non la vedo che neanche nel medio termine, ma probabilmente nel lungo qualcosa succederà, sicuramente nel medio no. E questo di nuovo vale per le tecnologie di cattura della CO2, cioè occorrono decenni prima di andare da una dimostrazione a un impianto che funziona, ma noi questi decenni, accidentaccio, ci piacciono o no, non li abbiamo. Questo deve essere, vorrei che fosse il messaggio principale che do questa sera. Non li abbiamo questi anni, non li abbiamo. La crisi climatica ci travolge. Massimo, Vorrei vorrei. Sì, prego. solo una cosa.
Il più grande produttore globale di pannelli, la Cina, è stata condannata più volte dalla World Trade Organization per procedure di dumping sui prezzi dei pannelli. Quindi io non prenderei quel dato come un dato economico, quanto più come un dato politico. Chiaramente la Cina vuole diventare il leader in quel settore lì, però i pannelli non costano così, eh. Non co Ora non dico neanche che costano 10 volte I tanto. pannelli che lei va a comprare hanno quei prezzi lì. Poi c'è stato il dumping della Cina, No. però il dumping della Cina è stato quello, lo vogliamo chiamare dumping, chiamiamolo come vogliamo, la Cina ha tantissimo cash, okay, ce l'ha, e quindi ha potuto mettere soldi in quella direzione, ed è stato quello la causa del calo del prezzo. È stato un evento inatteso, cioè il vero evento inatteso nel mercato del fotovoltaico è stato proprio il fatto che la Cina, diciamo, in qualche modo ha avocato sé la produzione. Dopodiché la gente dice, ah, ma i pannelli fanno i cinesi, attenzione, perché non fanno tutti i cinesi. Le macchine che assemblano i pannelli fotovoltaici vengono fatte anche in Europa, vengono fatte in Italia, in Germania, quindi le filiere oggi sono complesse. Cioè il dire che il fotovoltaico viene fatto in Cina è una banalizzazione di una realtà molto più complessa. Sicuramente Mariotti lo sa quanto me, o forse anche di più, che le filiere sono complesse. Quindi in realtà qualsiasi dispositivo, dall'auto elettrica al computer che tutti stiamo utilizzando in questo momento, all'auto termica, eccetera, ha una catena di approvvigionamento che è pazzesca. E quindi di nuovo non possiamo semplificare la situazione perché in realtà è molto più complessa. Dire che la Cina fa il fotovoltaico e fa tutto lei non è proprio vero, e questo vale per qualsiasi tecnologia, per qualsiasi approccio. Sono così Allora, d'accordo sulla complessità delle catene che la sfido a trovare un paper che contabilizzi i trasporti nell'assemblamento di un pannello solare tra gli input energetici. Questa è una beh, cosa che volevo su quello sentire. potremmo andare a vedere anche gli input energetici per l'estrazione del petrolio non convenzionale. Faccio presente che il petrolio attualmente è quasi il 50% non convenzionale e il consumo energetico per estrarre il petrolio, ad esempio, da fracking è enorme, e facciamo finta di niente anche E su non questo. viene mai considerato. Ma. Abbiamo due domande rapidissime. Tra l'altro, ci scusiamo perché c'è stato all'inizio un problema sulla diretta Facebook che per qualche motivo non era partita, poi naturalmente è andata, però ricordo a tutti che comunque tutto il filmato di questo interessantissimo confronto andrà sul nostro canale YouTube e quindi lì si potrà vedere integrale. Flavia Francese chiede: vorremmo chiedere se le preoccupazioni di Mariutti riguardo all'eroe dei moduli al silicio si applicano anche al caso dell'elettronica di consumo, IDER per le batterie al litio dei nostri dispositivi. In realtà il problema lì non si è mai affrontato perché le batterie non servono a produrre energia, ma servono a stoccarla. Quindi l'eroe di solito si calcola per le tecnologie energetiche, non per le tecnologie di stoccaggio. Sinceramente non so se è mai stata condotta un'analisi scientifica sul ritorno energetico di una batteria, perché appunto tendenzialmente si fa No, per le tecnologie no, energetiche. concordo con Mariotti su questo punto, decisamente. Ci sono qualche dato in letteratura che fa vedere quanta energia una batteria al litio immagazzina in tutti i vari cicli della sua vita rispetto a quella utilizzata per fabbricarla, ed è sostanzialmente di più. Adesso non ho i numeri sulla punta della lingua, per cui non vorrei dire un numero inesatto, però diciamo questi calcoli ci sono. Ecco, non è l'eroe, come dice appunto Mariotti, è un altro parametro, cioè quanta energia questa prende e dà rispetto a quella che è stata usate per Ecco, fare. l'ultima domanda, Gianluigi Cassin. Se gli NOx derivano da combustione, non è più logico spostarsi prima possibile sull'elettricità anche per il riscaldamento oltre che per il trasporto? Sì, se volete, a proposito di questo, se posso condividere un'altra diapositiva, l'avevo preparata, e quindi questa domanda C20 mi fornisce la possibilità di dimostrare come funziona questa vicenda, perché è importante. Io sto costruendo, ne parlo anche nel libro Emergenza Energia, una casa che è basata su questo principio. Ha appunto un pannello fotovoltaico sul tetto esposto a est di 12 kW picco, accumulatore agli ioni di litio 13 kWh, autoelettrica, come ho già detto, ma soprattutto, e lì era il punto, ha una pompa di calore geotermica, cioè sono stati fatti due buchi nel sottosuolo, diametro 16 centimetri, quindi meno di un pozzo, che vanno ad estrarre il calore direttamente sotto la casa. Questa tecnologia è già disponibile, in Nord Europa è molto utilizzata, quindi sostanzialmente qual è il concetto? Invece
di utilizzare un gasdotto che va a prendere il gas in Siberia, in Algeria, lo porta dentro la mia caldaia a casa mia, io il caldo ce l'ho già sotto, il fresco, posso estrarre caldo d'estate, fresco d'estate e caldo d'inverno, perché la temperatura del sottosuolo è fissa a 17 gradi. Quindi, ripeto, quando ne ho 35 estraggo fresco, quando ne ho come adesso zero fuori estraggo il caldo. Quindi, sostanzialmente, il discorso qual è? Noi possiamo già produrre in case indipendenti, ma non solo, anche in condomini, energia termica utilizzando l'elettricità che ci piove, utilizzando la luce che ci piove sui tetti con un pannello fotovoltaico. Questo è, diciamo, un classico esempio di casa, che è energeticamente indipendente. Questo sarà, diciamo, il trend da qui in avanti. E qui c'è da lavorare tantissimo. Dico questo perché è curiosa. A me ha pianto il cuore il fatto che quando sono venuto a fare queste somme sia venuta un'industria tedesca, una ditta tedesca, ma non è venuta solo per me, ha fatto una campagna in tutto il nord Italia. Cioè, è possibile con tutte le conoscenze che abbiamo in questo paese di trivellazione, dobbiamo chiamare una ditta tedesca per fare la trivellazione, ripeto, di due buchi di 16 centimetri di diametro per arrivare a 100 metri nel sottosuolo. Questo non è possibile. Quindi c'è un'enorme possibilità nella transizione energetica per i sistemi industriali italiani. Su questo credo di essere d'accordo con Mariutti perché ci ha scritto il suo libro e parla appunto anche di questo. Questo è esattamente quello che io ho scritto. Noi dobbiamo partire dal fatto che abbiamo un sistema produttivo ben definito e costruire la nostra risposta su quel preciso sistema produttivo. Tant'è che io voglio essere chiaro, se non fosse stato abbastanza chiaro, io non ho una preclusione generica e generalizzata sulle rinnovabili. Penso però, se mi collego a quello che sta dicendo il professore, che per esempio in Italia avremmo delle opzioni migliori. Lo dico proprio chiaramente, perché tra le foreste, tra la superficie agricola, tra la nostra industria che è ricca di mini specializzazioni, noi potremmo andare ben oltre i pannelli fotovoltaici, che invece mi sembrano un'opzione che può interessare per esempio la Spagna, che dal punto di vista produttivo è molto meno complessa e articolata di noi. Ma faccio notare che tutta la filiera del fotovoltaico, dall'installazione alla manutenzione, in realtà dà già da lavorare a tantissime persone. Nel 2013, quando il governo di allora, non cito quale, decise di, diciamo, limitare gli incentivi in questa direzione, moltissime persone si trovano dalla sera alla mattina senza lavoro. Quindi in realtà le rinnovabili sono ad altissima intensità di lavoro e meno intensità di capitale, mentre l'industria petrolifera, per quanto sia, l'industria che non è particolarmente diciamo ricca di posti di lavoro, tantomeno in un posto come l'Italia, a parte alcuni distretti particolari. Vogliamo fare una battuta finale su queste polemiche che ci sono sul recovery plan e l'ENI e quindi questa polemica sulla destinazione di oltre 1 miliardo all'ENI per dei progetti molto controversi, devo dire. Non so se volete fare un'ultima battuta. Ma io posso usare le parole che mi sembra abbia utilizzato Francesco Starace, la DDN, qualche tempo fa, e ne approfitto per ringraziarlo per aver apprezzato il mio video sull'alta idrogeno, per il tweet che aveva fatto che vi avete rimandato. Se Eni o qualsiasi azienda italiana vuole investire in questo settore che è ad alto rischio e che è già, per il quale sono già stati spesi miliardi di euro senza particolari risultati, lo faccio utilizzando i suoi soldi. Perché penso che sia giusto così, visto che diciamo, è un'azienda di tutti e quindi come funziona questa azienda ha delle ripercussioni su tutto, quindi i dividendi che dà l'ENI allo Stato italiano ogni anno sono importanti e credo che appunto sia un'azienda che abbia tutte le caratteristiche per finanziarsi da solo questi progetti senza dover chiedere soldi pubblici. Questa è la Mariutti? mia posizione, visto che è la posizione anche del WWF Italia, di cui faccio parte del comitato scientifico, perché riteniamo che sia giusto così. Eni ha tutte le risorse per farlo, non si vede perché debba, come dire, prendere 1 miliardo di euro che per un'azienda di quelle dimensioni sono quasi un'elemosina per fare questo tipo di cose. Io sono sinceramente invece per la diversificazione del portafoglio. Noi sostanzialmente stiamo puntando tutto su un cavallo, che sono le rinnovabili, quindi in collegamento con l'auto elettrica, perché come aveva detto nei precedenti interventi il professore, andrebbero considerati un blocco unico, come i combustibili fossili e l'auto a combustione, insomma. E quindi io non vedo perché non diversificare.
Ora, è vero, su questo ha perfettamente ragione il professore quando dice, ok, però gli investimenti rinnovabili sono una tecnologia matura, invece quello su cui sta puntando Eni non sono tecnologie mature. Però è anche vero che non ci possiamo più permettere, anche per i motivi di cui dicevamo prima, di puntare solo sulle rinnovabili, quindi ben venga il sostegno a imprese che, poi io questo non posso ovviamente saperlo, si impegnano sinceramente, su direttrici però diverse rispetto a quelle che abbiamo seguito finora. Possiamo A chiudere posto? qui, no? Va bene, ok. Allora, grazie sia a Maroli che a Mariutti. Grazie a Ci voi per l'ospitalità. scusiamo ancora per il problema che abbiamo avuto per la diretta Facebook. Secondo me è stato molto interessante. Io almeno ho imparato un sacco di cose che non conoscevo. Tra l'altro, mi sembra che il confronto sia stato estremamente civile, credo che no, anche i due relatori siano rimasti soddisfatti del fatto che comunque almeno ci si è chiariti sulle rispettive posizioni. Poi è chiaro che non si può andare d'accordo su tutto, insomma. E quindi, Perfetto. Massimo, se vuoi chiudere tu. No, basta, non ho altro che da dire che sono d'accordo con te, grazie infinite nell'interessante dibattito. Ed è un tema che sicuramente continueremo ad approfondire, come altri che riguardano comunque il tema appunto dell'energia, visto che insomma non ci occupiamo soltanto di automobili e di moto, ma anche a quello che le muove, che pensiamo che sia un tema fondamentale. Quindi grazie a tutti e buona serata e naturalmente buon anno. Grazie a voi, Arrivederci. altrettanto, Auguri a tutti. arrivederci. Buon lavoro a tutti. Ciao.